Il secondo concetto importante che noi possiamo introdurre per migliorare la nostra capacità di studiare le caratteristiche della funzione di produzione nel lungo periodo è il concetto di rendimenti di scala. Allora, per quanto riguarda i rendimenti di scala, è importante tenere in considerazione che questi sono riferibili soltanto a una funzione di produzione di lungo periodo. Quindi non devono essere confusi con l'idea di rendimenti crescenti e decrescenti che noi avevamo invece nel breve periodo, in cui variavamo soltanto un fattore produttivo. Nel caso dei rendimenti di scala, quello che noi ci chiediamo è come varia l'output quando noi variamo contemporaneamente entrambi i fattori produttivi. E questo significa, perciò, che noi stiamo studiando la funzione di produzione nel lungo periodo, perché stiamo cambiando contemporaneamente sia il capitale che il lavoro. Quindi i rendimenti di scala sono un concetto che fanno riferimento ed è applicabile esclusivamente al lungo periodo e si associano a variazioni proporzionali di tutti i fattori produttivi contemporaneamente. Cioè, di nuovo, quello che noi ci chiediamo è come varia l'output complessivo nel lungo periodo quando noi variamo proporzionalmente sia il capitale sia il lavoro. In un certo qual modo, perché sono importanti i rendimenti di scala? Beh, perché ci danno un'informazione molto importante su quella che è la struttura di una particolare industria. Infatti, in presenza di rendimenti di scala crescenti o decrescenti, e tra poco definiremo meglio cosa significa quando i rendimenti di scala sono crescenti o decrescenti, avremo strutture industriali, cioè avremo una composizione dei settori industriali molto diverse. E questo di nuovo sarà chiaro quando andremo un po' più avanti nella nostra analisi e cominceremo a studiare le diverse forme di mercato. Per il momento è importante tenere in considerazione che l'andamento dei rendimenti di scala ha conseguenze significative per quella che è la struttura industriale di un particolare settore. Come dicevo prima, i rendimenti di scala possono essere di diverso tipo e la domanda che ci si pone per andare a identificare le diverse tipologie di rendimenti di scala è, come già dicevo in precedenza, è come varia il livello produttivo dell'impresa quando tutti i fattori produttivi variano della stessa proporzione, ad esempio supponiamo dell'1%. Nel caso in cui l'incremento della produzione è superiore all'1%, quindi quando, diciamo così, al variare di tutti i fattori produttivi della stessa proporzione, in questo caso dell'1%, l'output aumenta in modo più che proporzionale, quindi nel nostro esempio l'output aumenta con un incremento superiore all'1%, allora la funzione di produzione si caratterizza per rendimenti di scala crescenti. Se invece l'incremento dell'output è esattamente uguale all'1%, quindi è esattamente proporzionale all'incremento di tutti i fattori produttivi, allora siamo in presenza di funzioni di produzione con rendimenti di scala costanti. Se infine l'incremento dell'output è inferiore all'1%, quindi è men che proporzionale rispetto all'incremento di tutti gli input, allora siamo in presenza di funzioni di produzione con rendimenti di scala decrescenti. Di nuovo, c'è una analogia un po' con il concetto di rendimenti crescenti e decrescenti nel breve periodo, ma è importante non confondere i due concetti. Okay? Quando noi parliamo di rendimenti crescenti e decrescenti nel breve periodo, facciamo riferimento unicamente al fattore lavoro, a variazioni nel fattore lavoro, e la caratterizzazione dei rendimenti crescenti e decrescenti nel breve periodo si associa ad un andamento diverso della produttività marginale del lavoro. Quando noi parliamo invece di rendimenti di scala crescenti o decrescenti o costanti, stiamo invece ragionando in un contesto di lungo periodo in cui variamo simultaneamente sia il lavoro che il capitale. E quello che ci chiediamo è come varia la produzione quando varia l'output, quando noi variamo quella che si chiama la scala di produzione, cioè variamo simultaneamente sia gli impianti che noi abbiamo a disposizione, sia i lavoratori che noi possiamo assumere e impiegare in questi diversi impianti.
L'analogia che c'è tra i due concetti è che in entrambi i casi possiamo avere rendimenti crescenti o decrescenti, ma è importante tenere in considerazione che ovviamente stiamo studiando due contesti produttivi completamente diversi. Uno è il breve periodo, in cui solo il lavoro cambia, l'altro è il lungo periodo, in cui sia il capitale che il lavoro sono fattori variabili. È possibile andare a identificare i rendimenti crescenti, di scala crescente o decrescenti, da una mappa di ISO quanto? Sì, è possibile, e l'esempio che qui viene rappresentato ci aiuta a capire perché. Supponiamo di partire dal punto, quello che voi qui rappresentate è un classico grafico che contiene una mappa di ISO quanti, in cui abbiamo il lavoro sull'asse orizzontale e il capitale sull'asse verticale. E per ogni diverso livello di produzione, Q uguale a 30, 90, 180, 240, 300, abbiamo diversi ISO quanti. Ok? Ora, supponiamo di partire dal punto iniziale, che è il punto A, in cui stiamo utilizzando 3 unità di lavoro e 1 unità di capitale. E stiamo producendo una quantità pari a 30. A questo punto non ci possiamo chiedere come varia la produzione se noi raddoppiamo sia la quantità di capitale che la quantità di lavoro. E quello che noi osserviamo è che se raddoppiamo sia capitale che lavoro ci spostiamo al punto B, in cui stiamo utilizzando 6 unità di capitale, quindi siamo passati da 3 a 6, abbiamo raddoppiato, e 2 unità di lavoro, e siamo passati da 1 a 2, quindi abbiamo raddoppiato sia il capitale che il lavoro. Cosa è successo all'output? L'output è aumentato da 30 a 90, quindi si è triplicato. Questo ci dice che in questa regione della funzione di produzione noi siamo in presenza di rendimenti di scala crescenti, perché abbiamo raddoppiato l'input e l'output è triplicato, quindi è aumentato in modo più che proporzionale. Supponiamo ora invece di studiare una diversa regione della funzione di produzione, cioè quella che ci porta al passaggio dal punto C al punto D. Okay? Nel punto C noi stiamo utilizzando 9 unità di capitale e 3 unità di lavoro. Nel punto C noi stiamo utilizzando 12 unità di capitale e 3 e 4 unità di lavoro. Cosa significa? Significa che abbiamo aumentato sia capitale che lavoro di un terzo. Okay? Un terzo significa 3, se siamo nel punto C, un terzo in più significa 3 unità di lavoro in più, e quindi il passaggio da 9 a 12, e allo stesso modo un terzo di unità in più di lavoro significa, poiché nel punto C stiamo utilizzando 3 unità di lavoro, significa una unità in più di lavoro, cioè il passaggio da 3 a 4. Quindi nel passaggio da C a D abbiamo aumentato il capitale e il lavoro di un terzo. Cosa è successo alla quantità totale prodotta? È passata da 180 a 240. Quindi anche in questo caso c'è stato un incremento di un terzo. Perché? Perché ovviamente un terzo in più di se noi calcoliamo 180 diviso 3 da un totale di 60, e se sommiamo 60 a 180 otteniamo una quantità totale di 240. Quindi nel passaggio da C a D abbiamo aumentato tanto capitale quanto lavoro di un terzo, e la quantità totale prodotta è aumentata in modo esattamente proporzionale, cioè è aumentata di un terzo, cioè di 60 unità, passando da 180 a 240. Quindi in questa regione della funzione di produzione noi siamo in presenza di rendimenti di scala costanti. Infine, se noi studiamo un ulteriore passaggio, che è quello che ci porta da, per esempio, F e G, quindi andiamo a studiare una diversa regione della funzione di produzione, qui nel punto F noi stiamo utilizzando 18 unità di lavoro, 18 unità di capitale e 6 unità di lavoro. Nel passaggio da F e G noi abbiamo aumentato sia capitale che di lavoro di un sesto, cioè abbiamo aumentato il lavoro di una unità e il capitale di precisamente 21 meno 18 fa 3 unità, che effettivamente rappresenta un sesto di 18. Okay? Quindi nel passaggio da F e G abbiamo aumentato capitale e lavoro di un sesto. Cosa succede alla quantità totale prodotta? È passata da 360 a 400, il che ci dà un incremento che è men che proporzionale, cioè inferiore ad un sesto. Come facciamo a saperlo? Noi possiamo semplicemente calcolare 400 meno
360 che mi dà un totale di 94, se rapportiamo questo a 360 otteniamo un incremento più basso di un sesto. Quindi questo significa che di fatto in questa regione della funzione di produzione abbiamo rendimenti di scala decrescenti. Ok? Quindi come si fa a identificare la caratterizzazione dei rendimenti di scala a seconda della posizione in cui noi ci troviamo sulla funzione di produzione? Lo si fa semplicemente andando appunto a fare il ragionamento che abbiamo appena svolto, cioè andando a guardare, spostandoci in diversi punti e su diversi isoquanti, andando a guardare come varia la quantità prodotta quando noi stiamo cambiando simultaneamente sia capitale che lavoro nella stessa proporzione. Se l'incremento che noi otteniamo nell'output è più che proporzionale, siamo in una situazione di rendimenti di scala crescenti. Se è esattamente proporzionale, i rendimenti di scala sono costanti. Se è meno che proporzionale, i rendimenti di scala sono decrescenti. Come vedevamo anche nel, diciamo così, in analogia proprio del periodo, è evidente che nella maggior parte dei casi, quando noi stiamo utilizzando poche unità, sia di capitale che di lavoro, è facile immaginare che la funzione di produzione si caratterizzi per rendimenti di scala crescenti. Mentre quando stiamo utilizzando tante unità sia di lavoro che capitale, è facile che la funzione di produzione si caratterizzi per rendimenti di scala decrescenti. E il motivo per cui questo è vero è molto simile a quello che noi dicevamo per quel che riguarda i rendimenti crescenti e decrescenti nel breve periodo.